selling for hundreds. Then I'm watching like Randy. The club will go out to the granny. You nigga pull up your banner. The killers understand. Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi non potevo non farvi vedere questo aggiornamento, questo nuovo update del nostro meraviglioso Rules of Survival. Ragazzi, arrivato direttamente dal Giappone, dalle mie fonti giapponesi sono andato a estrapolare ed è venuto fuori ragazzi che ben presto arriverà un mega aggiornamento su ROS, Rules of Survival, che vedrà introdurre un po' di roba interessante. Come avete ragazzi già visto ovviamente dal titolo e dalla miniatura che vi ho messo nella copertina, la cosa più interessante, più importante di cui voglio parlarvi oggi ragazzi è la barca, o meglio il motoscafo. Questo ragazzi è ufficialmente scritto sul sito di Rules of Survival, mentre quello che vi farò vedere fra poco ragazzi è veramente stato tirato fuori dagli, diciamo, dal team di sviluppo della NetEase Games. Come vedete ragazzi alle mie spalle c'è questa fotografia di un meraviglioso motoscafo che è tra l'altro a quattro posti, che hanno voluto inserire o comunque che inseriranno nel prossimo aggiornamento, perché vogliono dare molta più possibilità ai giocatori di fare delle vere e proprie guerre marittime. Questo è quello che scrivono loro. Non credo che ci siano armi montate sul motoscafo, anche perché fra un po' di aggiornamenti creeranno dei veicoli che potranno sparare, ma questa è tutta un'altra cosa. Ma in realtà serve solo ed esclusivamente per trasportare i giocatori lungo il fiume che c'è nella mappa, o comunque per fargli fare dei percorsi alternativi che altrimenti non sarebbe stato possibile fare semplicemente a nuoto. Quindi ragazzi, già il motoscafone sinceramente ci sta come veicolo, ci mancava un bel veicolo acquatico. Approvo assolutamente l'idea di inserire un motoscafo. Ma non è finita qua ragazzi, questo è un altro screen che sono andato a pescare su un gameplay giapponese ragazzi, e guardate l'oggetto che può raccogliere il nostro giocatore. Che cos'è? È una Molotov ragazzi, verranno inserite anche le Molotov come nuovo dispositivo da lanciare, diciamo, insieme alle granate fumogene, alle flashbang e alle granate normali. Avremo anche le Molotov che faranno esattamente questo. No, aspetta, queste sono sempre la Molotov che farà questo. Vedete ragazzi, esplosione e fuoco rilasciato nell'area in cui impatta la Molotov con il terreno, danni gravi da ustione ai giocatori che si trovano nell'area di fuoco della nostra Molotov. Beh ragazzi, fino a qua non erano male le cose, quindi già vi chiedo e vi ricordo di lasciare un bel like se vi sta piacendo questo video aggiornamento. Sono l'unico credo in Italia ad averlo fatto, e iscrivetevi al canale soprattutto se vi piace Rules of Survival e se volete giocare con me durante le mie live pomeridiane. Però ragazzi, non si fermano qua, non si fermano qua gli aggiornamenti. Guardate che roba, guardate che roba, nuovi vestiti nello shop ragazzi. Qua meraviglioso andare in giro in ciabatte ragazzi, penso che sia dopo il pollo di gomma la cosa più geniale che abbiano potuto inserire. Io apprezzo davvero tantissimo il fatto di inserire degli elementi humor nei videogiochi ragazzi, veramente meravigliosi. Guardate tutte le nuove, tutti i nuovi vestiti che possiamo sbloccare, o meglio qua si possono acquistare nello shop. Spero che inseriscano magari dei supply box, diciamo speciali, come quello di Natale, che ci possano dare appunto questi vestiti. C'è tipo la maglia gialla, c'è il nuovo vestito che sembra un uniforme delle squadre naziste, verde con la canotta, pantalone corto e ciabattine, diciamo molto molto good. E anche qua ragazzi
Se invece volessimo averlo proprio in tenuta da surf, tada! Guardalo qua che roba, bello a petto nudo, possiamo giocare con il personaggio a petto nudo, ragazzi, gli shorts e un sacco di altre nuovi, di altri nuovi vestiti. Come vedete, anche due nuovi skin per la faccia si vedono là in alto. Credo che siano tutti nel beta test degli sviluppatori, ovviamente della NetEase, e presto verranno rilasciati anche per noi. Ma prima di salutarvi, prima di andarcene, ragazzi, ultima immagine per voi, sempre recuperata a forza dall'Oxiuderino. Qua invece, ragazzi, abbiamo addirittura la testa di Zucca. Io non so quando verrà inserita, perché potrebbe essere una cosa che si avvicina sinceramente ad Halloween rispetto a quello che è adesso il periodo, diciamo, dell'anno per poter inserire una zucca al posto della testa. Però molto molto interessante anche quest'ultima immagine che siamo andati a vedere. Beh, ragazzi, questo è davvero tutto riguardo all'aggiornamento che arriverà, speriamo il prima possibile, con il nostro Rules of Survival. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Noi ci vediamo presto! Ciao!